Siamo allora il leader del Movimento 5 Stelle. Siamo in un mondo capovolto, siamo in un dramma come la peste nel 1300. Io mi sono andato a leggere un po' la storia, perché nella storia trovi degli spunti straordinari. Nel 1300 nasce la peste nera, e la peste nera che azzera metà della popolazione di tutta l'Europa. Da dove nasce? Chi la porta? La porta una nave genovese in Sicilia. E dalla Sicilia si sparge in tutta Europa, facendo la metà della popolazione scompare, la metà della popolazione europea dell'epoca. Si bruciano i raccolti, si fanno dei disastri, però il parassita del topo, il pidocchio del topo prolifica e va avanti e non si ferma. E adesso ha subito una strana mutazione questa peste nera, è diventata una peste rossa. È diventata qualcosa di strano, che si è insinuata senza dare nell'occhio, si è insinuata come cura ma invece era la malattia, si è insinuata come 80 euro al mese alle famiglie, si è insinuata 80 euro al mese alle famiglie definite come solo l'antipasto. Guardate che, per l'amor di Dio, io ieri, guardando la TV, una partita di calcio, ho visto veramente qualcosa di strano. Ho visto i funerali della Repubblica Italiana proprio in diretta, l'abbiamo visto i funerali. È già morta da 10 anni la Repubblica, non c'è più lo Stato, dov'è lo Stato? Chi ha rapporti con lo Stato? Qual era lo Stato? Dov'era lo Stato? Sugli spalti o sotto gli spalti? Dov'era? Dov'era Jenny? Jenny, si chiama anche Jenny. Jenny a Carogna. Jenny a Carogna sotto e Renzi a Menzogna sopra. Si troveranno insieme nella segreteria del PD e faranno una legge insieme, perché sono abituati a parlare tra loro. Ecco dov'è lo Stato, ecco perché il Veneto se ne va e vuole abdicare, ecco perché la Sicilia vuole stare per i cazzi suoi, adesso anche la Campania per i cazzi suoi e la Sardegna per i cazzi suoi. Ma io non sono contento di queste cose, io non sono contento. Ma la causa qual è? Qual è la causa per cui vengono arrestati 20 coglioni veneti, perché erano poi coglioncelli? Sono già scarcerati, non sono stati imputati di niente, ma sono sintomi. E allora da cosa dipendono? Da uno Stato dove il nostro Presidente della Repubblica riceve dentro il Quirinale un condannato in via definitiva come lo psiconano che va in televisione. Queste sono le cause poi della secessione. Lo psiconano che oggi in televisione ha detto che io sono cattivo. No, non sono cattivo, io sono molto cattivo. E sono molto cattivo con lui, sono molto cattivo con i suoi compari, sono molto cattivo con la gente che ha approfittato di questo paese per 20 anni, siamo molto cattivi. Ora io non voglio eccitare gli animi, siamo partiti, io non faccio più vita, lo sapete meglio di me, ma sono forte come un toro, mi vengono ad aspettare i giornalisti, guardate se c'è le televisioni, mi aspettano sotto casa, mi aspettano al bar, esco dall'hotel, sono già lì, sono walking dead, si buttano sotto la macchina, travolgono vecchi, bambini, travolgono tutto, perché no, e fanno domande, perché non vogliono risposte, non vogliono informare, vogliono una parola, uno slogan, che mi scappi uno slogan, per fare titoli sui giornali e aprire i telegiornali. Guardate che sono cose straordinarie quelle che stiamo facendo, è già iniziato un cambiamento epocale, il cambiamento che hanno fatto loro in Parlamento. Loro sanno molte più cose di me di cosa succede in Parlamento, sanno molte più cose di me, ma io vedere questo qui con la polizia che andava da questo Jenny e gli diceva a trattare se poteva giocare la partita. E dice, signor Jenny, possiamo giocare o non possiamo giocare? Allora, perché non c'è più lo Stato è una lettera che ti arriva, lo Stato, il rapporto che hai con lo Stato è una cassetta della posta che vai lì e guardi e speri che non sia quella cosa lì, quella lettera che inizia entro e non oltre. Queste società,
che sono parassitarie. Parlo di Equitalia, che adesso dicono, diciamo tutti le stesse cose, state molto attenti, tutti le stesse cose. Allora, quindi, Beppe Grillo.